un cenacolo a cielo aperto per 50.000 persone, cristiani da tutto il mondo e anche di diverse confessioni, per celebrare, alla vigilia di Pentecoste, il giubileo d'oro del rinnovamento carismatico cattolico. Questa è stata la veglia di preghiera e testimonianza di Pentecoste al Circo Massimo di Roma, che ha visto Papa Francesco salire sul palco dominato dalla scritta Jesus is Lord, Gesù è il Signore, insieme a rappresentanti delle chiese evangeliche pentecostali e di altre confessioni cristiane. Abbiamo scelto di riunirci qui, ha detto prima delle meditazioni del Papa il pastore evangelico Giovanni Traettino, perché qui durante le persecuzioni vennero martirizzati dei cristiani per il divertimento di chi stava a guardare. Poi la preghiera e il canto tutti insieme sul palco e sul grande prato e le parole di Francesco. Molti sono venuti da diverse parti del mondo e lo Spirito Santo ci ha riuniti per stabilire legami di amicizia fraterna che ci incoraggino nel cammino verso l'unità. Unità per la missione, non per essere fermi, no, per la missione, per proclamare che Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. Per annunciare insieme l'amore del Padre per tutti i suoi figli, per annunciare la buona novella a tutti i popoli, per dimostrare che la pace è possibile, ma non è tanto facile dimostrare a questo mondo di oggi che la pace è possibile, ma in nome di Gesù possiamo dimostrare con la nostra testimonianza che la pace è possibile. Ma è possibile se noi siamo in pace fra noi, Non dobbiamo accentuare le nostre differenze, ha proseguito il Papa, per essere invece una diversità riconciliata. Parola non mia, ma di un fratello luterano. 50 anni di rinnovamento carismatico cattolico sono una corrente di grazia, ha concluso Francesco. E oggi la Chiesa e il Papa si attendono da voi che condividiate con tutti il battesimo nello Spirito Santo e camminiate insieme con i cristiani di diverse chiese e comunità nella preghiera e nell'azione per i più bisognosi, i più poveri e gli infermi.